Sì. Era per fare un giro panoramico. Lina. 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 E siccome Rosanna mi diceva che avete bisogno di fare un documentario di questo, dovrei esserci, diciamo che è la prima volta che questa cosa è capitato anche con gruppi, diciamo, anche ridotti o comunque cosa del genere, così veramente la prima volta. E quindi dovrò assumere uno, come si dice, un linguaggio adatto, perché solitamente quando nelle conferenze si ha un linguaggio più dogmatico, una parola antibattica, ma comunque più professionale. Quindi adesso lo vediamo, se farò qualche battuta mi perdonerete, lo faccio per stare un po' così, anche se sono noi. Va bene, qualcuno so che ha già visto il primo dei libri, che era Il popolo del mare, che per chi non lo sa è un libro che ha creato un po' di scompiglio nel 2002, ha rivoluzionato un po' quello, il modo di scrivere la storia non solo sarda ma del Mediterraneo intero, e chiaramente questo non è andato giù ad archeologi o personaggi della sovrintendenza e compagnia, cattedratici vari, per cui io e un collega che anche lui ha scritto qualche libro su questo argomento, mettendoci anche Atlantico, Sergio Fra, sono usciti in contemporanea, abbiamo dovuto subire parecchie angherie da vari. So, a voi non vi importa niente, però io le subisco. E ultimamente io ho avuto un'altra passione, diciamo, nel senso di passione, quella in negativo, cioè di sofferenza, perché ultimamente una parte di persone ben precise mi telefona, mi manda delle lettere, perché io ho toccato la religione. Io la religione l'ho toccata già nel primo libro, con un testimonianza d'eccezione che era Sigmund Freud, quindi ho preso il coraggio a due mani e ho detto andiamo avanti. Nel secondo libro ho fatto di più, sono andato oltre, però premetto sia nel libro, sia nelle conferenze, sia adesso, che io rispetto tutte le religioni, tutti credo, la fede è una cosa personale, io parlerò di storia. Ognuno poi prenderà i fatti da quelli che sono e li esaminerà. Quindi vi perdonerete se dirò che il popolo ebraico non è passato dentro il Mar Rosso tra due muri d'acqua, ma è passato in Yansuf, come dice la Bibbia originale, quindi sono praticamente dei laghi, come ci vediamo in Sardegna, dei stagni di Ezechia, forse sono anche qui. E la Bibbia descrive questa cosa, che in effetti le acque si ritirarono, ma ritirarono queste acque che erano alte 2,5 metri, i carri degli egizi si impantanarono. Quindi tutta la scena che abbiamo appreso da Sesto De Mille nei 10 comandamenti, quella roba americana, nella Bibbia non è descritta assolutamente, perché la Bibbia parla chiaramente di Yansuf, non di Mar Rosso. Yansuf, se vi capiterà di essere in Egitto, nella regione di Gesen, vicino sopra il Mar Rosso, sotto il Peluzio, vedrete che ancora ci sono questi laghi amari, come loro li chiamano, ed è quella zona. Mosè conosceva questo fenomeno, sapeva che con condizioni della luna particolare, con il vento dell'ovest, il vento est nord, come lo chiamiamo, le acque si ritiravano per un numero sufficiente di ore per far passare anche 600-800 mila uomini, quelle 7 ore di transito, e poi tornavano le acque. Però il miracolo è sì, certo, più grande. Arriviamo. Tutti gli egiziani si sono. No, assolutamente, gli egiziani non sono morti, è la Bibbia ne parla. Però volevo dire questo, che questo non toglie il fatto che il miracolo comunque ci fosse. Cioè anche nelle piaghe, io nel libro parlo di certe piaghe che avvenivano comunque in Egitto, la piaga dei ginocchi, cioè, il miracolo dove stava? Non nel fatto che avvennero queste piaghe che comunque erano ricorrenti, ma che avvennero nel preciso momento in cui Mosè invocò Dio contro l'Egitto, ecco. Se vogliamo vedere così. Però io ripeto, l'aspetto religioso cerco di non toccare, io espongo i fatti così come sono. Poi possiamo anche commentare, anche a livello, se vogliamo, sì, cioè, possiamo allora andare avanti. Vabbè. Vi vedete un po' dei simboli un po' particolari che richiamano sia la Sardegna, sia la Bibbia, sia altre cose. Ad esempio, questi sono i menhiri antropomorfi di Laconi, dove vivo. Questa è la stella di Akhenaton, che ricorda un po' l'iconografia dello Spirito Santo, e c'è un motivo molto, molto importante per questo.
Questa è una giana, questa è della mitologia dell'antica religione sarda. Le piramidi, c'è un motivo anche qui, l'arca la conosciamo, e c'è un motivo anche che collega la Sardegna a questa. Questa invece è la più antica rappresentazione di costellazione ritrovata vicino al Danubio, presso questi popoli celti, che vedremo chi sono appunto, e ci sono alcune costellazioni che ritroviamo sovente anche in Sardegna, ad esempio le Pleiadi e altre cose. E poi c'è il drago, che è un animale un po' contorto, ha diversi aspetti, alle volte benefico, alle volte malefico, e comunque noi lo vedremo secondo quando è nella storia. Ecco, parliamo un po' di questi popoli del mare che hanno fatto un po' di rumore. Gli egizi li chiamavano popoli del mare perché venivano dal mare, per loro venivano dall'Occidente. Molti li hanno identificati come abitanti di Atlantide. Questo è chiaramente un fotomontaggio, vedete Atlantide, scriveva Platone. Altri dicevano che erano in Sardegna, e in Sardegna in effetti c'era un continente che è fondato presumibilmente una decina di migliaia di anni fa, nel 2005 circa, di cui ho ritrovato i contorni sommersi, vedete qui. Chiaramente gli archeobuoni, come diciamo io, subito mi hanno attaccato in genere sono nuvole queste, salvo mostrarvi le altre 5 foto che io ho, dove queste nuvole sono spostate e questa è fissa. Ma non solo, ma adesso grazie a Dio abbiamo la possibilità di usare il satellite e fotografare realmente, nitidamente, i contorni, quelle contorni ci sono. E sono stati trovati dei nuraghi affondati, sommersi, per sotto, eccetera, la sommità. Era una curiosità per quello che gli egizi dicevano a Occidente, l'Egitto da questa parte. Molti dicono erano le isole dell'Egeo, no, le isole dell'Egeo sono qui, ormai sono settentrionali. Quindi possiamo identificare i popoli del mare in alcuni popoli a noi conosciuti, visto che abbiamo presenti anche abitanti del Baltico e del mare del Nord. Barbari d'Occidente, signori delle isole, questo non esclude, pur considerando la Sardegna, non esclude le isole del mare del Nord, quindi compresa l'Irlanda e magari anche. Questa è la definizione che loro davano alla componente principale del popolo del mare, una coalizione di diversi popoli, popoli che noi conosciamo, tutti noi conosciamo, però però lo spiego qui. Loro identificavano Sardana o Sardana o Sardani come la componente principale di queste coalizioni, tanto da fare la guardia del faraone, che vedremo raffigurata nelle stelle egizie. Poi aggiungono anche però, venute dall'isola del Gran Cerchio d'Acqua, dell'isola Basilei, a trascoscesa con rocce bianche, nere e rosse. Questa è la descrizione un po' che può fare uno che approda in Sardegna venendo dall'Egitto nella costa orientale. Se avete presente il Balsardo, il Baudì, con quei graniti rossi, bianchi e neri, eccetera, ma può essere anche una combinazione. Re dei paesi stranieri sicuramente. E questa è interessante perché è venuto dal nono arco. Il nono arco, io l'ho identificato con l'aiuto di uno scriba egizio, Manettone, col 52esimo e 56esimo parallelo, che corrisponde al mare del Nord. Il poeta del Dana, noi questo Dana lo troveremo spesso perché Sardana altro non è che Sherdana, o Sherdano, principi di Dan, mentre il poeta del Dana sta per gente di Dana, sono i primi civilizzatori dell'Irlanda. Gli irlandesi li considerano quasi degli dei, veramente erano civili con queste navi incredibili di cui abbiamo trovato traccia. Questa è un po' la descrizione, quella che ne facevano gli egizi, questi popoli misteriosi del 2000 avanti Cristo, cambiarono la storia. Io nel primo libro mi ero fermato al 2000 avanti Cristo proprio perché in quel periodo uscirono da Ur, e questa è importante per quanto riguarda la Bibbia, poi vedremo il collegamento. Però recentemente ho trovato al British Museum e in altri musei, tipo in Cairo, abbiamo trovato queste stele che rappresentano questi individui che avevano sempre il capello con le corna. Le corna in antichità rappresentavano la divinità, oggi è cambiata un po' la questione, però allora era simbolo di divinità, a cominciare da Sumeri. E queste barche, soprattutto, che terremo presente perché è la tipica imbarcazione del popolo del mare. Questa è rappresentata a Medinettabo in Egitto, questa equipe di inglesi paragona, vedete questa che c'è qui nella stella di Narmer. Narmer della cronaca, il primo faraone della prima dinastia.
e quindi per loro ci sono già i popoli del mare intorno al 3200 avanti Cristo. Questi sono altri ritrovamenti che stiamo facendo nel deserto egiziano, dove c'è una marea. Abbiamo trovato persino dei carri, delle bighe che sono state identificate come bighe romane, ma non tornano i conti con la datazione di tutto il resto. Vedete, questa è nave un po' particolare, questa soprattutto. Questa è una navicella sarda, un rosetto che io chiamo Sardano, gli altri chiamano nuragico, e puoi vedere la differenza. E con questo strano albero che loro hanno identificato come un dio con le corna, al solito, però rappresenta ben altro. Ma la sagoma è quella, queste sono altre navi rappresentate lì, questa è un'altra navicella sarda. Quindi ancora la presenza in Egitto, sempre in quel periodo, perché un altro faraone, come fosse il quarto o il quinto della prima dinastia, sempre quindi intorno alla 3000 avanti Cristo, a questa stele, dove io ho riconosciuto i Sardani ancora. Perché? Intanto dalle corna, comunque, erano loro particolare e distintivo. Più quest'arco che è tipico dei bronzetti sardi. Queste sono al British Museum, queste teso, ma le abbiamo in Sardegna non tese, che sono identici, con doppia curvatura. E più questa sorta di falcetto, che falcetto non era. Perché da un controllo, con l'aiuto anche di un'associazione di ricerca archeologica di Terrab, l'hanno ricostruito, noi abbiamo trovato il boomerang nei progetti sardi. Solitamente quando io parlo di boomerang nei progetti sardi succede una risata generale. Fatto sta che questi progetti sardi, che rappresentano i mercenari di stanza in Egitto in quel periodo, avevano i boomerang, perché due boomerang o tre sono stati ritrovati in una tomba di Tutankhamon, sono esposti oggi al Museo del Cairo, quindi non c'è niente di strano. I boomerang c'erano e comunque li vediamo sovente, anche se Lelio e compagnia li chiamano bastoni ricurvi, non vedo perché dovevano avere bastoni ricurvi, gente che era armata in modo tecnologicamente avanzato per l'epoca. I boomerang, e questa addirittura c'è la punta. Erano delle armi da lancio, non è che tornava indietro come quello, diciamo, dell'australiano, no, quello è un'altra cosa. Poi sarà armi da lancio che probabilmente per la forma che avevano. Era così. Quindi, ecco, la cosa però curiosa, e qui cominciamo con i nomi, è che questa stele, questa palette, è appartenuta al faraone col nome Den. Ora io quando trovo Den, Danubio, Rodano, Scandinavia, Danimarca, eccetera, identifico sempre questa popolazione, e in effetti poi alcune volte ci abbiamo azzeccato. Però, questa è una combinazione. Invece sono andato a controllare il secondo nome di questo faraone, è Sherdani. La storia che dicevamo prima, che il latino, il sardo, il sardiano, il asianico, diventa anche di, quindi Sherdani o Sherdani addirittura. Troppe combinazioni. Però a questo punto passiamo a cose più concrete, perché queste sono supposizioni, sono raffigurazioni da controllare. C'è stato un sardo che tempo fa, prima del mio libro, scrisse un libro sulle navicelle, lui dice nuragiche, e identificò le protobi delle navicelle in bronzo con animali che mediterranei non erano, ma che vivevano solo esclusivamente nell'Africa subequatoriale, in una zona ben precisa, e di un motivo. Lui ne ha rappresentati parecchi, poi dopo li vediamo, però questo in particolare mi interessava, rappresenta l'antilope nera, che ha una lavorazione a livello di gioielliere, base di cerezzerazione, perché mi sono imbattuto in questo. Guardate, lasciamo perdere il cervo che comunque è rappresentato nella vicenda, guardate un po' questa e questa. Sono opera di gioielleria. Il problema è che questa è in Sardegna e questa è a centinaia di chilometri di distanza di Egitto. Ed è appartenuta a una principessa Ixos. Per gli studiosi moderni, l'Ixos sono i popoli del mare. Un ulteriore rafforzamento del fatto che i Sardana erano in Sardegna. Perché storicamente sono accertati che esistessero, che fossero popoli del mare, che fossero probabilmente Ixos. Ma molti non accettano il fatto che fossero in Sardegna. Quindi questa è una ulteriore prova, io voglio dire. Cioè, come potevano a migliaia di chilometri, senza aerei, né fax, né foto, eccetera, avere queste cose così perfette e così identiche. La situazione, ecco, abbiamo accennato qualcosa, questo è il Basso Egitto. I Sardana o Ixos, chiamiamoli così, oppure Re Pastori, se preferiamo, abitavano questa zona, anche al tempo in cui loro avevano la dominazione in Egitto. I Tebani, quelli che oggi si classificano i veri egizi, li odiavano. Odiavano e li hanno descritti come barbari, come dominatori, usurpatori, eccetera. Sembra invece che gli Ixos avessero una civiltà molto avanzata, adesso quel gioiello deve essere la prova. Loro vanno dalla loro capitale ad Avaris, la Tanis o Danis, questa. Tebe, i due faraoni, i due fratelli, i principi di Tebe, li ricacciarono
in questa zona, lo giacesse, e qui restarono fino al tempo di Mosè. E la Bibbia dice, venne un faraone che non conosceva Giuseppe, perché Giuseppe, lo vedremo, era sicuramente un discendente di quel principe uscito da Ur, vedremo anche quello, ed era sicuramente l'uomo più importante d'Egitto. E il faraone egizio in quel momento era un Ixos, popolo di Nato. Quindi la loro presenza era attestata qui. E c'erano ancora nei tempi dell'Esodo. E la Bibbia parla di questa gente che si unì all'Esodo, si unì a loro gente di varie estrazioni, armata, eccetera, e vedremo perché Mosè li inglobò nelle varie tribù. Vedete, questo è un po' il percorso che si sta ricostruendo oggi dell'Esodo, non più a Santa Caterina, eccetera, qui, ma verso Arkham, nel Negev, anche perché era la seconda strada più plausibile, perché la prima era questa, ma qui si finiva in bocca ai Filistei. Quindi Mosè fece una deviazione a sud, qui c'è Yam Suf, qui ci sono i laghi a mare, vedete? Probabilmente fece questa strada, non quella giù verso la punta del Sinai, che non avrebbe senso, e poi si fermarono qui, la zona diciamo di Kadesh, ritornarono al deserto, insomma la storia dei 40 anni, eccetera. Quindi un po', questa era un po' la situazione. Ora facciamo un salto indietro e vediamo cosa succedeva nella zona dove nacque la civiltà al periodo in cui la rivelazione del Dio unico ad Abramo non era ancora avvenuta. I sumeri raccontano di una triade, Enkiea, Anu o Danu in Lil, dove Enki era l'amico dell'uomo ed era quello che spesso veniva raffigurato come il serpente ed era quello di cui si occupa anche il racconto del diluvio, la Nokunut Noaf e Pishtim, manco Giusudra, che è il Noè dei sumeri. È rappresentato così, vedete, questa invece è la rappresentazione dell'Ede. Quello che più colpisce è che il figlio di Enki, di Enkiea, aveva un nome strano, da una sostanza un po' sarda di cui io non c'è, Ninchinsidda, che letteralmente significa il signore del manufatto della vita. E il suo simbolo era questi due serpenti incrociati, ricorda il DNA. È una curiosità, però, rimane. Quello che però è importante è che questo segno i Shardana, soprattutto il popolo del mare in genere, assunsero come simbolo e come stemma. Lo ritroveremo anche ai tempi di Mosè e anche dopo, in un tempio di Israele. Questo è stato di Akkara. Questo è Pazuzu, questo è un demone che provocò qualcosa, secondo i sumeri, che stravolse tutto l'ordine della natura. Cioè, insomma, in poche parole, in Mesopotamia scoppiò una carestia durata 300 anni, per cui la popolazione dovette uscire. Buonasera. 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 Ciao. Leonardo, potrei piacere. Ah, come da voi. Sì, però. Come, sì. E comunque molto, sono molto simili anche a quelle costruzioni che ci sono in Messico. Anche alle Canarie. In Maya. Le costruzioni Maya. Anche alle Canarie, dove loro frequentavano spesso. Ci sono. Ma ci sono anche presso l'Inca, sono meno conosciute, però anche l'Inca avevano, l'Inca intendo Perù, eccetera, no, l'America, loro avevano le piramidi della donna. Quindi è una cosa diffusa, più diffusa di quelle di Giza che probabilmente hanno ascoltato. Yeah, in diverse parti della torre chiamiamola di Babele, perché probabilmente era una delle prime, se non la prima, perché la Bibbia dice che Nimrud, quello, il re della Babele, diciamo, era gran cacciatore, però dice anche che era re di Uruk e di Akkad. E l'imperatore di Akkad era proprio Sargon di Akkad. Ecco giustificato forse il nome Apodi in Sardegna, quella lingua. Perché la dinastia di Sargon era quella che diede origine agli abitanti di Ur 80 anni dopo, quando Terà uscì da Ur. Per questo che stiamo appunto accennando. Quindi io ho identificato la diaspora dei popoli, se vedremo anche la tavola delle leggi, sono cose interessanti, la diaspora dei popoli con la faccenda della Torre di Babele, la confusione delle lingue, giustamente, perché si dividono e diventano diverse culture, diverse civiltà. È tutto colpa di questo signore, di questo diavolaccio, che poi nel libro ci è spiegato ampiamente. Ecco, vediamo la Genesi. Allora, in Genesi 10, io quando l'ho letto, ecco perché ho scritto questo nuovo libro, sono rimasto folgorato, perché ci ho trovato quasi tutti i popoli del mare. Vediamo insieme. Allora, da Yafet
il giappetto dei Greci, quindi quello che diede origine un po' alle genti europee, chiamiamole così, occidentali, nacque da Vomer, Malai, Tiras, già Tiras è un nome che ci è vicino, e Javan. Java è importante perché da lui nacque anche Elisa, ripete Tarsis, Irsa, Tiro, Torres, Turri, eccetera, Tarsis, Tarpeso, Tarsis, eccetera, Getim e Dedana, o Dodanim in ebraico antico. Da questi, aggiunge la Bibbia, discendono gli abitanti delle isole. Già la radice di Dan cominciano a trovare, o Dana. La precisazione è importante. E poi vediamo ancora, Misraim generò Petrushim, Chasluim, da cui le genti Pelezet o Kaftorim, che sono i filistei, o Pelezet, popoli del mare. Molto vicini ai Shardan, li vedremo raffigurati insieme anche in Egitto. O Cretesi, perché la Bibbia in effetti dice che venivano da Kaftor in quel periodo, e questi trasferivano spesso. Anche gli Ittiti sono annoverati fra i discendenti di Cam, e anche loro fanno parte di questo gruppo, per figli di Afet. Abbiamo Ludim. Allora, questo è approvato che i Filistei non vengono da Shem, ma da Jafet. Sì, sono elencati fra i figli di Jafet, ma anche di Cam. Però io penso che lì ci sia un po' lo zampino di qualche trascrittore della Bibbia. E lo vedremo, questo perché... E dopo l'esilio di Babilonia, Ezra fece dei ritocchi alla Bibbia, scientificamente accettato anche da studiosi israeliani, a favore di Giuda per certi motivi e contro Filistei e Cananei. Infatti identificano i Cananei tra i figli di Cam, ma così sembra non fosse. Però qui li vediamo elencati, vediamo se li peschiamo. Dunque, allora, i Ludim, poi abbiamo i Lidi, che sono i Tuscia, da cui discendono poi gli Etruschi. Molto vicini anche loro, sono stati anche in Sardegna un centinaio d'anni, nella zona di Taros, da loro forse prende il nome. E Dodani, l'abbiamo visto, progenitore delle genti delle isole. E poi, la Bibbia identifica le genti delle isole con tutti coloro che abitavano fuori dalla Palestina, dalla zona diciamo dove loro erano, quindi anche gli abitanti dell'Epiro, dove c'erano i Dodonei, ma sempre loro erano. In Grecia, dove erano gli Acaiasa, sempre il popolo del mare, gli Achei, Omero, dell'Aliade, i Shardana, abbiamo visto, i Tuscia, Sakalasa era un abitante della Sicilia dell'Italia bassa, no? I Sicani o Siculi. Da Zascia io l'ho identificato con i corsi, un professore corso che ha scritto un libro, adesso mi sfugge il nome, sono andato a trovarmi, mi ha detto che anche loro identificano la Zascia con i corsi, perché io avevo qualche dubbio con gli abitanti di Troia, i piti chiamavano Beluscia, però in Vasascia sono i corsi. E gli stessi Pelezete che erano a Creta. Poi tra i figli di Sem troviamo i Falek. Attenzione, ecco, Falek sono identificati con i Pelasgi, che era anche il nome che i greci usavano per i popoli del mare. Però ricorda anche Falek o Felet, o Felezet. Quindi c'è il dubbio che i Filistei siano elencati anche fra i figli di Sem. Potrebbe, è da controllare. Anche Lud, che sono i Lidi, il fatto che i Lidi si trovino fra i Semiti e anche fra i Giappetti, il fatto di questo trasferimento continuo che loro avevano, perché Erodoto, lo storico greco, dice che i Lidi si trasferirono in Italia e si unirono agli Umbri e fondarono la stirpe degli Etruschi, quindi sono sia occidente che in Lidia, quindi in Asia Minore. Poi c'è Arpashad, forse sono i Caldei, sempre figli di Sem, lì c'erano gli Acadi che erano Semiti. Poi da Arpashad nacque Sale, che erano Eber, qui abbiamo gli ebrei probabilmente. Però questi ebbe due figli di cui uno aveva nome Fale. Ora, addirittura ci sembrerebbe ci fosse una parentela fra ebrei e filistei, se i Fale che sono i filistei, o in generale il popolo del mare, la parentela con gli ebrei comunque c'è. Abbiamo l'impressione che si tratti sempre dei Pelezet, poiché il testo aggiunge, perché ai suoi tempi fu divisa la terra. Trovi il riferimento alla grande migrazione dei popoli del mare. Però qui sono io che sbaglio, perché è più facile dire che Falek sia Pelasgi, quindi